Buon pomeriggio a tutti. Ho messo prima la foto così intanto vi iniziate a raggruppare. Adesso ci colleghiamo ancora su YouTube. Eccoci, siamo live. Buon pomeriggio sia a quelli voi di Facebook, buon pomeriggio a voi di YouTube. Ben collegati, allora datemi qualche segno, qualche like se tutto funziona bene. Dovremmo esserci. Datemi segno perché l'altra volta era ogni tanto dà qualche fastidio la connessione. Tipo ad esempio l'altra volta quelli di YouTube a un certo punto li ho persi e non si sente. Come non si sente? Non sentite? Sentite? Non si sente? Datemi un segno, altrimenti riparto di nuovo. Allora, su YouTube mi dicono che si sente. Ok, bene, ci siamo, ben collegati, buon pomeriggio, siamo alla puntata numero 36 qui sulla pagina Viso in Forma. E non so ancora per quanto tempo andrò avanti, perché all'inizio pensavo di tenere, diciamo, fare queste dirette ogni giorno fino al 3 di aprile, quando ci hanno detto che dovevamo stare a casa fino al 3 di aprile, poi hanno prolungato e quindi adesso non so fino a quando continuerò a fare queste dirette. Comunque sappiatelo che non le farò adesso per l'eternità, almeno non ogni giorno, perché è comunque è una cosa impegnativa e dunque, niente, intanto approfittiamo. Mi piace comunque stare in vostra compagnia in questi giorni che siamo un po' chi non è abituato a stare a casa così tanto a lungo. Io, ad esempio, sono abbastanza già allenata a stare a casa perché appunto sono in smart working già da più di 6 anni e quindi per me questo non è una cosa difficile, ecco, stare chiusi in casa, però posso immaginare che chi non è abituato a stare sempre a casa può essere difficile. Ed ecco qua che cerco anch'io in qualche modo di intrattenervi e rallegrarvi i vostri pomeriggi, dandovi, spero, contenuti interessanti e utili. Allora, vi siete abituate, lo so anch'io, infatti poi poi vediamo, insomma, magari non faremo proprio ogni giorno, faremo una volta a settimana. Comunque vediamo, intanto siamo qua e per oggi vi ho detto che voglio mostrarvi un massaggio che io di solito, cioè di solito che faccio spesso o separatamente dallo yoga facciale oppure mentre mi applico la crema oppure dopo aver fatto appunto gli esercizi di yoga facciale. Allora, intanto distinguiamo un pochino lo yoga facciale dal massaggio, a cosa serve uno e a cosa serve l'altro. Non è che uno va a sostituire l'altro, perché sappiamo, a me piace fare sempre il paragone con l'attività fisica per il corpo, quindi non è che spalmandoci una crema e andando da un massaggiatore va a sostituire l'allenamento fisico, che sia chiaro. Quindi sappiamo che se vogliamo tonificare i muscoli dobbiamo allenarci o con i pesi o facendo comunque un'attività sportiva e la stessa cosa vale per il viso. Quindi la combinazione di uno e dell'altro è ottimale perché appunto con lo yoga facciale andiamo a attivare, a tonificare, a scolpire, a modellare, quindi a riempire, a dare più volume ai muscoli. Quindi lì ci vuole un lavoro di forza, diciamo, e per questo serve appunto lo yoga facciale. Con i massaggi invece i massaggi di solito sono consigliati ovviamente dopo, anche con i massaggi andiamo a riattivare il microcircolo, quindi miglioriamo la circolazione sanguigna, la circolazione linfatica. E magari possiamo anche andare a sciogliere, diciamo, l'acido lattico che magari si è formato durante l'allenamento di yoga facciale o comunque andare un po' a sciogliere le tensioni, i dolorini. Ma comunque, ripeto, lo yoga facciale non deve essere un qualcosa di doloroso che devi patire e soffrire, assolutamente no. Deve essere uno sforzo piacevole. Quindi mai esagerare, soprattutto chi inizia dall'inizio.
non deve subito andare in quinta e strafare e allenarsi troppo, perché mi state contattando alcune che avete appena iniziato a muovere i primi muscoli e a fare i primi esercizi e già mi dite che state facendo mattina, sera. No, perché non è che quando inizi a fare un qualsiasi sport, quando vai in palestra il primo giorno, non è che ti mettono a fare e ti caricano di pesi, degli stessi pesi che usa uno che fa già da 6 mesi o un anno, palestra, giusto? La stessa cosa con il viso, quindi se avete appena iniziato, non cercate di strafare e fare 3 volte al giorno per mezz'ora, un'ora di esercizi, perché è peggio. Quindi bisogna sempre iniziare pian piano, poi si aumenta, certo, e più si va avanti, più ci sono poi combinazioni diverse, durate diverse, e esercizi fatti in modo diverso, ma bisogna sempre iniziare gradualmente e lentamente. Quindi lo so che magari all'inizio può sembrare anche noioso fare per poco tempo, però così va, non è che se fai di più raggiungi prima i risultati, quindi è giusto ascoltare i ritmi e comunque tenere delle tempistiche. Bene, mi fa piacere che apprezziate i miei consigli quotidiani, anche quello col contributo degli ospiti, grazie. Dove posso vedere i video che mi sono persa? Allora, per chi ha appena iniziato a seguire questa pagina, magari è il primo video che vedi. Tutti i video, oggi siamo al numero 36, quindi tutti gli altri 35 video li trovi sulla pagina Viso in Forma su Facebook, ma anche su YouTube, sul canale mio Viso in Forma con Petra. Quindi le dirette non le ho cancellate, potete andare a rivederle e quindi ci sono, non vi siete persi niente. Ok? Allora, quindi stavo dicendo che lo yoga facciale serve a lavorare sui muscoli, ok? Il massaggio invece serve per migliorare anche lì la circolazione sanguigna, linfatica, per andare magari a sciogliere qualche tensione se abbiamo lavorato un po' troppo. E oggi volevo mostrarvi un massaggio che faccio io, ma ce ne sono magari altri più professionali che la vostra estetista può suggerirvi o magari anche farvi, però anche questo è un massaggio che potete fare da soli o dopo aver fatto yoga facciale oppure quando vi applicate la crema, visto che la crema bisogna applicarsela se ci perdiamo 1 o 2 minuti in più. Per fare il massaggio, tanto meglio. No, sto leggendo perché mi scrivete che mi avete conosciuto grazie al coronavirus, quindi qualcosa di positivo questa quarantena ha portato, che mi avete conosciuto e grazie, anche a me fa piacere aver conosciuto voi e intrattenere e passare questa mezz'oretta, questa oretta con voi, sicuramente è piacevole anche per me. Allora, quindi stavo dicendo che tutti i prodotti, cioè spesso mi viene anche chiesta fatta la domanda, quando bisogna mettere la crema? Prima di iniziare a fare gli esercizi di yoga facciale o dopo? Io suggerisco sempre di metterli dopo. Perché? Perché appunto andando a lavorare sulla muscolatura noi attiviamo la microcircolazione, apportiamo più ossigeno alla pelle. E quindi tutto quello che andiamo a mettere dopo è molto più ricettivo, cioè la pelle è più ricettiva nei confronti di creme o olio, quello che mettete su. Quindi vi suggerisco sicuramente di mettere dopo aver fatto yoga facciale, farvi il massaggio, applicare le creme. Anche perché questo è un motivo. Il secondo motivo è anche perché alcuni esercizi richiedono la pressione o comunque di usare le dita per mantenere determinate pose e se hai l'olio o una crema scivolosa può rischiare appunto, ad esempio che ti scivolano le dita e quindi non riesci a tenere bene la posizione con le dita se hai le mani tutte unte. Quindi per quello anche vi suggerisco di applicare dopo aver fatto yoga facciale la crema o l'olio. Oppure appunto di farvi questo mini massaggio. E
Oggi appunto voglio condividere con voi quello che faccio io, poi magari voi fate altre cose, non lo so, magari con l'uso che adesso vanno molto di moda, vari attrezzi anche per fare i massaggi. Io sinceramente uso solo le mani e non uso nessun attrezzino particolare, sì, ne ho anch'io qualcuno, dei rullini o varie pietre per tirare, ma sinceramente la cosa che uso di più quasi sempre sono le mie mani, che sono sempre a portata e molto più facile anche economico, quindi perché adesso attrezzarci di mille cose. Però appunto se sai usarlo e se ti piace, perché no, usa anche gli altri attrezzi che servono proprio per massaggiare il viso, perché no. Quindi vi ho detto di preparare o olio oppure una crema, quindi adesso cosa andremo? Io intanto spero che abbiate il viso struccato e pulito. Io scusatemi se sono un po' rossa, ma ho finito prima di iniziare questa diretta, ho finito un'altra diretta perché ero ospite presso su un'altra pagina, quindi sono dovuta subito correre a struccarmi, a togliere il trucco e quindi sono ancora un po' rossa perché ho fatto molto velocemente. Quindi il viso, se volete fare il massaggio insieme a me in diretta, deve essere pulito e struccato e magari metterci un po' di lozione o tonico, così anche la pelle è un po' idratata, ok? Poi mettiamo, io uso adesso userò l'olio, anche se di solito uso più la crema, però siccome adesso voglio mostrare un po' di più, vari più passaggi e l'olio più oleoso, quindi mi rimangono le mani un po' più scivolose, più a lungo, userò l'olio. Io di solito uso sempre la crema. L'olio ogni tanto lo uso la sera, ma quello è molto soggettivo, quindi se preferisci puoi usare una crema, se preferisci l'olio metti l'olio, insomma quello che vuoi. Io metto un po' di olio. Oh, ecco, mamma mia, sto facendo danni in diretta. Quindi mi spalmo un po' l'olio sulle mani e anche qua sulle nocche. Ok? Ancora un po'. Un po' di olio. Così. E adesso iniziamo dal collo. Allora, anche qua il collo ci sono diverse teorie. Se andate anche su internet trovate diverse figure. C'è chi dice di andare verso su, chi dice di andare verso giù. Allora, come avete visto, io ho in tanti, non in tanti, anche ad esempio negli esercizi di Dien Chan c'è il massaggio dall'alto verso il basso. Anche in alcuni miei esercizi di yoga facciale faccio tirare in giù la pelle, quindi anche qua è molto soggettivo. Per quanto riguarda il collo, potete fare o in questo modo, quindi andate a tirare e a fare dei movimenti alternati dall'alto verso il basso, che è più facile, okay? Una decina di volte, così. Oppure, se riuscite, se vi piace di più, potete anche fare questo lavoro, come di solito lo fanno anche dall'estetista, se siete mai andati a fare un massaggio, lì fanno più dall'estetista, fanno questo movimento, quindi da soli è un po' difficile fare questo movimento, però magari se avete le mani un po' più morbide delle mie, io sono un po' rigida nelle mani, ma se riuscite, anche questo massaggio va bene, dal basso verso l'alto. E questo anche lo fate una decina, quindicina di volte. Quindi dal basso verso l'alto. Ok? Quindi questa è la parte del collo, o così o in giù. Poi arriviamo alla zona mandibolare. Anche qua potete usare i pugni. Vi mostro diciamo la versione più lunga oppure anche la scorciatoia 2 in 1 se avete poco tempo. Quindi potete tirare o con i pugni qua sotto, quindi questa zona fino alle orecchie, ok? Così, anche qua una decina di volte, lentamente, tirate qua sotto, così. E dopodiché fate la zona sopra, quindi questa zona, se
Sempre con, io uso le nocche, quindi questa è la versione, diciamo, allungata, fare le cose separatamente. Siccome abbiamo spesso poco tempo e non abbiamo tempo di fare troppi passaggi, non so come siete voi, ma io se riesco a fare due cose in una, meglio, allora possiamo unire le due zone e possiamo. Metti i pollici qua sotto, sotto il mento, l'indice lo metti qua sopra e praticamente tiri come se fosse una V e comprendi sia la parte sotto che la parte sopra. Quindi fai lo stesso movimento e vai fino alle orecchie su. Quindi fai due in uno così. Anche qua puoi fare una decina di volte. Il viso è importante tirarlo verso su perché abbiamo detto che c'è la forza di gravità che già spinge verso il basso la pelle, i muscoli. Quindi se ci andiamo ad applicare la prema così non va bene perché spingiamo ancora di più giù il tutto. Quindi è molto importante spingere, fare i movimenti verso l'alto. Qua sì, il collo vi ho detto come volete, ma tutto il resto è importante spingerlo. Quando facciamo almeno da soli, ok? Quindi abbiamo lavorato adesso sull'ovale del viso e anche un po' la parte sotto il mento. Adesso le labbra. Io faccio qua così, faccio sempre con due dita, mi metto a papera e tiro i lati della bocca così. Anche qua verso su, disegno come un smile, una bocca verso in alto. Così. Anche questo puoi farlo una decina di volte. Per il labbro superiore, chi ha delle rughette un po' più marcate, potete fare anche questo, come se impastaste il pane. Quindi fate questo movimento, cercate di arrotolare partendo dal centro e poi vi spostate sempre di più, tipo dei pizzicotti. Vi spostate dal centro verso l'esterno, solo questa parte della pelle. Quindi potete farlo un 5 volte per stimolare anche, spianare un pochino di più le rughe qua sul labbro superiore. Ok? Quindi abbiamo fatto questa zona e poi come faccio io per le guance? Qua lo faccio ogni lato separatamente, quindi io di solito faccio così. Faccio in modo alternato, quindi con questa passo sotto, scusatemi, con una mano passo sotto senza schiacciare troppo l'occhio, cioè non devo schiacciare l'occhio. La mano passa di lato e poi con questo passo. E distendo, quindi una mano più in basso va e l'altra distendo. Quindi quando vado con quella sotto non vado a schiacciare su l'occhio, ma vado più di lato e poi distendo. Ok? E tiro sempre verso l'alto. E questo anche puoi farlo una decina di volte. E respira anche, non dimenticarti mai di respirare e cerca di coccolarti, è un momento di coccola, quindi anche quando ti accarezzi, cerca di provare piacere mentre stai facendo questo mini massaggio. E poi da qua continui verso le sopracciglia e continui sempre a tirare, a farti il massaggio e a massaggiare le sopracciglia verso in su. Quindi il muscolo orbicolare dell'occhio lo massaggi, lo spingi in su. Quindi qua stiamo facendo la zona dei raggi di sole, per non dire zampe di gallina, e qua ti massaggiamo e spingiamo il sopracciglio in su. Anche qua una decina di volte. Ok? Poi passiamo sull'altro lato, ovviamente, e ci aspetta l'altra guancia, quindi facciamo la stessa cosa. Quindi passiamo.
con due mani. Una decina di volte, sempre verso l'alto, fino alle orecchie. E respira. Poi passiamo di nuovo qua ai lati degli occhi e iniziamo ad andare verso le sopracciglia. Quindi spingiamo e massaggiamo verso in su le sopracciglia. Così, tutta la zona delle sopracciglia, magari in modo un po' più lento. Respira. Ok. Già si sentono anche le sopracciglia un po' più sollevate, quindi se già alleniamo e facciamo gli esercizi per sollevare le palpebre e ancora facendo questo massaggio davvero ti si sollevano, ti si aprono ancora di più gli occhi, ti sollevano le palpebre. Per la palpebra inferiore, qua è una zona un po' più sensibile, quindi magari non so se l'olio può darti fastidio o la crema, ma un mini massaggio per questa zona e anche questo quindi con gli indici. Fai questo movimento lentamente, non fare troppa pressione e puoi fare anche qua questo mini massaggio sotto gli occhi. Così, tira. Anche qua 5-10 volte, vedi tu come ti piace e a sensazione. Ok? Poi c'è rimasta la fronte e quindi qua anche alterno ci sono diversi massaggi per stirare sia la fronte ma anche e soprattutto la zona glabellare e quindi un massaggio che mi piace fare è questo, quindi posiziono gli indici sopra e poi alterno con i pollici per stirare lentamente la zona. Stiro, puoi farlo anche così se ti sembra complicato tenere l'indice qua, puoi anche fare questo perché alla fin fine è molto simile. L'importante è proprio stirare questa zona e andare a attenuare le tensioni. Quindi puoi fare anche in questo modo. Vedi tu quale ti piace di più? Anche questo lo puoi fare una decina di volte. Così. E poi una cosa che mi piace è anche sempre per stirare e distendere le tensioni della fronte e della zona glabellare, è unire le dita partendo un po' più in basso dove c'è la radice del naso e poi sali e porti verso le tempie. Quindi sali e poi lentamente tiri da entrambi i lati fino alle tempie. Anche questo puoi farlo una decina di volte, anche rilassante se hai mal di testa o sei stanca o stanco e hai vari pensieri, questo è anche un modo per rilassare la mente. Sempre abbinato con una corretta respirazione. E voilà! E questo è un mini massaggio che puoi fare quando ti applichi appunto la crema o dopo aver fatto yoga facciale, se hai tempo puoi fare anche questo massaggio oppure anche lo puoi fare in un altro momento, non è che devi sempre fare prima questo e dopo fare il massaggio. Quindi quando vuoi, poi ogni tanto è bello farsi appunto il massaggio anche al viso perché serve anche ad attenuare le tensioni o comunque a tonificare, anche il massaggio tonifica la pelle. Il massaggio ovviamente non va a scolpire il muscolo, ma comunque serve comunque a distendere e ammorbidire, diciamo, le rughe. E il massaggio come volete, se avete tempo, magari ogni giorno, sì, ma anche un mini massaggio, non è che dovete fare tutta questa sequenza. Ad esempio, chi ha più problemi qua, magari si concentra un po' di più in questa zona. Non è che io, cioè, se riesco faccio tutta questa sequenza, ma altrimenti magari ti concentri un po' di più se in qualche giorno ho più tensioni su
sulla fronte, allora mi concentro un po' di più su questa zona, questo tempo mi faccio bene tutto il viso. È giusto carino sapere, magari è carino sapere come spalmarsi la crema e già che ci siamo, appunto, perché no, farci anche un bel massaggio al viso. Quindi questo è un piccolo massaggio che potete fare se avete tempo, quando avete tempo, e appunto se lo volete fare, lo potete fare dopo aver fatto yoga facciale. Allora, vediamo cosa scrivete, se c'è qualche domanda. Vi è piaciuto? So che qualcuno è anche già brava e li fa già di suo i massaggi, quindi brave chi lo fa con regolarità. Una volta ogni giorno, cioè una volta al giorno, se avete tempo, si può fare anche una volta al giorno. Se lo fate ogni tanto, sicuramente è utile. Allora, vediamo cosa scrivete. La mia prima volta, Liviana, piacere. Allora, che tipo di crema usare? Quello non posso consigliarvi perché non vi conosco. Prima ancora di non conoscervi, non sono un'estetista, quindi sicuramente è meglio che vi rivolgiate a una professionista che se ne intende proprio di tipo di pelle, perché le creme o i prodotti che uso io non è detto che vadano bene anche per te. Quindi se ti rivolgi a una cosmetologa o a un estetista che sicuramente saprà suggerirti quali creme. Io principalmente prediligo quelle più naturali, e quindi sì, il più naturali possibili. E ad esempio adesso ho usato l'olio di rosa moschetta, quindi, ma potete usare anche altri oli di, che ne so, all'aloe, o ci sono insomma tantissimi oli e prodotti che vanno benissimo. Adesso non voglio fare pubblicità a nessuna marca, appunto perché anche ogni tanto vario e ognuno deve trovarsi bene con il proprio prodotto. Ok, bene, mi fa piacere che vi sia piaciuto, quindi adesso quando volete potete farvi anche questo piccolo massaggio. Allora, Valentina, shock termico, per chi non lo sapesse, ho mostrato in una delle prime puntate, se non proprio la prima, si chiama shock termico, sempre tratto dalla riflessologia facciale di Enchan, dove consiste nel bagnare un asciugamano piccolo con l'acqua calda e poi metterlo, ovviamente strizzare l'acqua e poi metterlo sul viso e poi fare anche dei massaggi. Allora, questo basta farlo una volta al giorno, Valentina, e chi ha problemi, ad esempio rossori, se hai problemi di cupe rosso, comunque pelle molto sensibile alle temperature, quindi attenzione che l'acqua non sia troppo calda, ma tiepida. E invece chi non ha problemi di pelle, ovviamente non deve scottare l'acqua. E quello è molto piacevole perché ti dà stimolo agli organi interni, quelli che riflettono sul viso, e anche se tendiamo a pensare che l'acqua fredda ci svegli, che comunque l'acqua fredda tonifica, ma anche facendo lo shock termico con l'acqua calda comunque ti dà una sensazione di risveglio. Quindi per chi non l'ha provato vi suggerisco di provare questo shock termico con l'asciugamanino imbevuto di acqua calda, strizzate e poi vi passate sul viso. E sulle orecchie e anche sul collo. Ok, grazie Cinzia, mi fa piacere, detto da un estetista. Io ho mostrato quello che faccio io, ovviamente questo non è. Ogni tanto vi suggerisco di andare anche a farvi delle coccole da un estetista professionista, professionale, perché ovviamente è più bello ricevere i massaggi che non farli da soli. Ha tutto un altro sapore farci fare il massaggio da qualcun altro, però insomma, visto che non possiamo ogni giorno proprio andare dall'estetista, possiamo anche noi farci dei massaggi in questo modo. Marta, se faccio altri tipi di massaggio, beh, ho mostrato in qualche puntata precedente dei massaggi di Enchan, quindi sono 12 massaggi che anche quelli invece sono un po' più volti a stimolare gli organi interni perché sono fatti in modo diverso. Qua era più una coccola, lo stirare e ammorbidire, lì invece c'erano anche dei movimenti un po' più, non dico bruschi, ma erano diversi proprio per andare a stimolare diversi organi che riflettono sul viso.
Sì, sicuramente sentite il viso accaldato perché comunque con i movimenti abbiamo attivato la circolazione, quindi è tutto il viso è più caldo, è normale. Grazie, mi fa piacere ricevere apprezzamenti anche dalle estetiste e mi fa molto molto piacere. Allora, per la parte sotto il mento più rilassata, vi ho promesso che nelle prossime puntate, adesso non so quando perché avremo un paio di ospiti nelle prossime puntate, comunque vi ho promesso ancora un esercizio di yoga facciale, e cioè per il collo e per il mento, quindi abbiate un po' di pazienza e a breve vi mostrerò anche un altro esercizio. Ok? Vediamo ancora qualche domanda. Sì, Miriam, ti concentri un po' di più se hai più, diciamo, bisogno di massaggiare determinate zone, lì ti concentri un po' di più. Sì, così come anche per gli esercizi di yoga facciale. So che tu sei una mia allieva, quindi anche nello yoga facciale c'è un allenamento completo per tutto il viso e poi chi ha più esigenza di allenare singole parti del viso fa qualche ripetizione in più di quella zona, ok? Quindi la stessa cosa vale per il massaggio, come ho detto prima, ti concentri un po' di più sulla zona che ti sembra un po' più tesa. Ok, beh, qualcuno, Antonietta, usa anche l'olio di oliva. Adesso io dal punto di vista grasso e cosa fa la pelle, non saprei dirti esattamente. Io parlo sempre per me, ogni tanto uso anche l'olio di oliva, anche per il massaggio alle mani, quindi lo lascio un po' in posa sulle mani, l'olio di oliva, e poi mi sciacquo e mi sembra di averle più morbide, che comunque mi ammorbidisca la pelle. Poi non so le estetiste cosa dicono e se sia utile o meno, comunque anche l'olio di cocco, di mandorle dolci, sì. Ok, Valentina, bene, io metto nel microonde a 20 secondi, perfetto. Nel microonde, Antonella, in che senso? Vania, yoga facciale, quando lo fai? L'ho fatto, trovi nelle puntate precedenti tanti esercizi, cioè tanti. Ho insegnato alcuni esercizi e fatto più volte degli allenamenti, quindi se vai a rivederti qualche puntata più indietro, adesso non mi ricordo che numero, ma puoi imparare degli esercizi e allenarti insieme a me in diretta, come abbiamo fatto appunto qualche giorno fa. Sì, diversi oli penso vadano bene, devi anche tu sentire come vi trovate con gli oli. Allora, Monica, per le rughe glabellari è meglio evitare gli esercizi e fare solo massaggi per rilassare e distendere? No, servono sia l'uno che l'altro perché gli esercizi servono anche a stirare e ad attenuare questa zona. Quindi, se fai gli esercizi e in più ci abbini e stiri con il massaggio, è un doppio aiuto per la zona glabellare e per ammorbidire queste rughe qua. Allora, Marilène, per le zampe di gallina è anche quell'esercizio, se vai a vedere, schiacciatempi, quindi tutto trovi se vai a vederti un allenamento, lì andiamo a lavorare su tutto il viso. È chiaro che questi sono solo delle indicazioni di alcuni di esercizi, che vi ho mostrato per farvi capire cos'è lo yoga facciale, come ci si può allenare e appunto con l'allenamento abbiamo visto insieme cosa vuol dire allenarsi. È chiaro che per avere maggiori risultati e veramente iniziare a modellare tutto il viso, e la cosa più utile è iniziare a seguire un percorso. E quello lo potete fare appunto o
con i corsi in aula, che adesso siamo tutti fermi e quindi non ci sono, oppure ho ideato già da qualche anno fa il programma online dove tu puoi comodamente da casa tua seguire questi video che sono già preregistrati, quindi non c'è obbligo di orario o di scadenza, e puoi tranquillamente imparare tutti gli esercizi passo dopo passo. Ok, bene, vediamo ancora se su YouTube mi avete scritto qualcosa, se no. Allora, ciao Petra, il ghiaccio sul viso va bene? Allora, io personalmente non te lo consiglio, ma perché? Perché io ho una pelle, ad esempio, molto sensibile e in qualche puntata precedente, quando ho ospitato anche Pablo Ardizzone, anche lui ha detto robe, cose troppo ghiacciate. Ecco, adesso ho perso di nuovo quelli di YouTube. Vabbè, stavo giusto rispondendo a quelli di YouTube e li ho persi. E niente, sempre così. Vabbè, comunque, per rispondere alla domanda, troppo, cioè, i shock troppo forti o troppo caldo, troppo freddo per chi ha una pelle molto sensibile, ad esempio come ce l'ho io, è meglio non avere queste due fonti, o freddo o caldo. Quindi qualcuno suggerisce anche con il cubetto di ghiaccio, ad esempio, sotto gli occhi. Non so, io preferisco magari non proprio il ghiaccio, magari solo con un asciugamano imbevuto di acqua fredda, farmi dei piccoli tamponamenti, ma proprio col ghiaccio, non so. Bisogna sempre vedere che tipo di pelle avete e come reagisce per non andare a creare troppi traumi alla pelle. Infatti, non sono d'accordo con ghiaccio diretto sulla pelle, infatti Carla sta dicendo il ghiaccio brucia, quello sì, anch'io non sono d'accordo, perché non, bisogna stare attenti, sicuramente non ghiaccio diretto, qualcuno lo mette all'interno di un panno, così non è a contatto diretto con la pelle, comunque io preferisco acqua tiepida, acqua fredda, se proprio voglio mettere qualcosa di freddo, imbevuto in un asciugamano piccolo, in una spugnetta, farmi casomai proprio dei piccoli tamponamenti. Qua dipende sempre come anche la vostra pelle, perché troppi sbalzi non fanno bene, soprattutto appunto per chi ha la pelle troppo sensibile. Ok, per oggi direi che possiamo terminare qua. E con i nostri visi belli arrossati e lucidi, e domani invece abbiamo con noi di nuovo la cosmetologa Sonia Rovesti, perché l'ultima volta che ce l'ho avuta come ospite abbiamo trattato dell'argomento acido ialuronico e non ci è rimasto del tempo per parlare di collagene. Quindi domani alle 5:30 avremo di nuovo Sonia Rovesti con noi per parlare di collagene. Cos'è, a cosa ci serve, come dobbiamo integrarlo e così via. Quindi potrete farle anche delle domande. Io vi saluto, vi ringrazio innanzitutto per essere stati con me a farci questo bel massaggio e noi ci vediamo domani con la dottoressa Sonia Rovesti per parlare di collagene, questa parola che sentiamo così spesso. Ti auguro una buona serata, un abbraccio e a domani. Ciao, ciao, ciao.